Micia! Buongiorno, Micia! Micia! Mima? Buongiorno sto cazzo! No, 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 non lo fare, non lo fare, che c'è da zerire. Non lo fare. Sto scherzando. È iniziata la gravellata, ragazzi e ragazze, buongiorno. Buona domenica, c'è il sole. Giornata perfetta per gravellare. Il freschetto si sente, ma non è un problema. Mi sponsor Cingolani Bike Shop, sta a Ostra, Between, Decathlon. E niente, è il momento di gravellare sul serio. Ogni giorno un leone si sveglia e sa che dovrà correre più veloce della gazzella. Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più veloce del leone. Quindi non è importante che tu sia leone o gazzella, l'importante è che prendi sta cazzo di bicicletta e cominci a correre! Oh! Dicono, guardando le tue stories mi è venuta voglia di andare in bicicletta. Cazzo, è così che deve essere. Mi devo invogliare, dovete andare a comprare una gravel, zio Cagnaccio, mettervi in pista e guardate che cosa vi perdete, altrimenti vi perdete il fango, vi perdete la ghiaia, vi perdete l'ebbrezza di gravellare in mezzo a strade sterrate, strade bianche dove c'è la natura, scoprire nuovi luoghi di questa splendida regione, le Marche, perché c'è chi si definisce, autodefinisce influencer delle Marche e poi va a spocciarsi a Dubai. Noi no, ragazzi, noi siamo veri marchigiani, eh? Siamo veri marchigiani, lo dimostriamo giorno per giorno. Non andiamo a fare i pivellacci, a venderci, a Dubai, zio porco. Dubai è per gentaccia che non ama le Marche, un vero marchigiano non abbandona le Marche per andare a Dubai. Un vero archigiano muore nelle... Mi assegno un più 100, anzi più 200 per il dissing sui fake amanti delle Marche. Fake. No. Buongiorno. Buongiorno. Ma non risponde, buongiorno. Allora, maledetto giorno, zio Cagnaccio. Vaffanculo. Un buongiorno. Un buongiorno si risponde sempre un buongiorno. L'educazione degli... Questi sono gli stradisti. Noi siamo gravel, ragazzi. Siamo gravel, sta scritto anche qua. Questi stradisti che non risponde è a quelli che non va in fila indiana, capito? Questa gente è diffidata da sta gente. Dissing più 500. Stiamo a 700. You let me build up my feelings. You shatter them quickly, I let you. It's easier than fighting, but I know. I give you everything I am. You throw it away like it's nothing. It's easier than fighting, but I know. Siamo giunti alla ciclabile di Porto Sant'Elpidio, quella dietro la Pineta, che è una ciclabile abbastanza nuova. Diciamo che c'ha un annetto e qualcosa. Qua c'è il mare e si viaggia, ma questa mattina sto talmente carico che secondo me potrei arrivare a Gabicce senza nessun problema. Se non fosse il tempo che mi manca, perché dopo arriverei in notte a casa. Però secondo me oggi io c'ho Gabicce dentro. E poi serve anche il motivetto automotivazionale, no?
La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi. La gente come noi. La gente come noi non molla mai. Comunque, secondo me una grave mancanza nell'ambito culinario è i menù, riguarda i menù, perché in nessun menù che fino ad oggi ho visto c'è scritto quante chilocalorie sono contenute all'interno di un pasto. Può essere ad esempio un panino, che possono essere le patatine. E quindi questa situazione non è giustificabile. Cioè ogni menù dovrebbe avere a fianco il contenuto calorico, perché per esempio se io avessi saputo il contenuto calorico del panino di ieri sera, oggi sapevo quanto dover pedalare per consumare quel panino e quindi stare in una situazione di deficit calorico. Questa è una grave mancanza secondo me, cioè una novità che andrebbe introdotta, ma anche per obbligo di legge, cioè non deve essere una cosa. Siamo giunti a Civitanova Marche con solo un'ora di percorso, ghisoneggiando tra l'altro. Siamo a Civitanova, zona stadio, messo obiettivo Porto Potenza, cena. Panino e birra consumate. Adesso manca la bavarese e la Nutella. Quella c'è ancora. Ho appena superato una grossa insidia pericolosa, Righettolo Porchetta. Perché Righettolo Porchetta è una cosa incredibile. Senti il profumo proprio. Ho resistito, però sono stato fiero di me, sono riuscito a resistere, perché si deve andare a oltranza. Obiettivo Porto Recanati, obiettivo Porto Recanati, raggiungibilissimo, e poi penso che torniamo indietro per arrivare a pranzo. Dopo un'ora e mezza sono arrivato a Porto Potenza, però c'è un problema grosso, che ho dimenticato i copriscarpe della North Wave e quindi ho i piedi congelati. Questa è stata una grave mancanza, purtroppo ogni tanto mi scordo qualcosa e questo limiterà sicuramente le mie prestazioni, nonché la mia gittata. L'obiettivo era Porto Recanati, ma se arrivo a Porto Recanati poi dovrò tornare indietro e farmi un'altra ora e mezza e passa, quindi due ore, e arriverò paro paro per pranzo. Quindi l'obiettivo forse accorciare un po', magari fare un altro po' e poi tornare indietro, non lo so, sono dibattuto, combattuto sul da farsi, vediamo. Mamma mia che paninozzo ragazzi, mamma mia, mi ha ricaricato come se non ci fosse un domani. Tra l'altro è una sicurezza perché già ero andato anche l'altra volta, sto paninaro qua, tanta roba, cioè quando c'è la sicurezza sai il posto, sai quando è top. Chiuderemo qui la nostra avventura oggi, Parco dei Laghetti, tranquillità, relax lungo la stradale adriatica. Io sto tutto infangato, tra l'altro, non so come cazzo sia, perché praticamente col fango e l'acqua ho fatto un casino. E niente, chiudiamo qui, adesso facciamo il giro del parco, perché qua c'è una bella strada gravel che fa tutto il giro del parco, molto bello, molto bello. Poi c'è una parte dove ci stanno i cani, addestramento, allenamento, non so che cazzo fanno, e poi andiamo a manetta verso casa, perché io a mezzogiorno e mezzo voglio stare a casa, massimo una, e devo andare a manetta, e non è un problema perché c'ho il panino. Adesso il problema è il panino in fase di digestione, capito? Ti serve il carbo, ma c'è la fase di digestione, quindi speriamo che il carbo me li dia subito. Poi c'è la proteina della salsiccia,
e il ketchup e maionese bam bam che ti ingrassa. Chi si fosse chiesto che cos'è il gravel, che significa gravel? Il gravel significa ghiaia. La bici gravel è una bici appositamente creata per andare sulla ghiaia, quindi su strade bianche, ma anche su asfalto, ma anche su sterrato. È una bici un po' versatile, ci può fare un po' di tutto, allo stile da corsa. Le ruote però sono molto più spesse rispetto a quelle da corsa, anche se meno spesse rispetto a quelle da mountain bike, e quindi diciamo che è un ibrido che nasce proprio per prendere le strade secondarie e evitare il traffico, evitare anche incidenti, perché come sapete Davide Rebellin è stato travolto da un tir, tra l'altro pirata, e quindi aveva finito proprio quest'anno la sua carriera da 30 anni nel ciclismo, e ironia della sorte è stato travolto da questo tedesco, tra l'altro, che hanno beccato, ma da quello che hanno scritto, non so se è vero, in Germania non c'è. Oh, sto distrutto, sto spombato. Allora, che è successo? È successo, mi sono fermato un attimo per pisciare qui, dietro Lori Blu. Dietro Lori Blu c'è questo fantastico posticino con vista campi, dove la gente qua ci si viene a infrattare, vedete? Qui ci sono le orme dei pneumatici, perché la gente si viene qui a infrattare. Li abbiamo sbiccati, vedete? Infatti è un posto stupendo per infrattarsi. Qua addirittura c'è l'uscita dell'autostrada. Però dicevo, sto spombato perché mi si è messo un ciclista a ruota, uno stradista mi ha sfidato, io sono stato alla sfida, stavo in modalità impestata, ho messo quella super impestata, l'ho tenuto dietro per 7-8 km. Poi mi teneva da pisciare il maiale, tornava su la salsiccia e ho detto: oh, qui è ora di fermarsi, facciamolo passare. Però sono stato soddisfatto perché l'ho tenuto dietro per parecchi chilometri, è stata una soddisfazione personale. Uno stradista tenuto dietro fa parte dello statuto del gravel, tenere dietro gli stradisti. Oh, dopo 3 ore, 1500 calorie, e 52 km, inizio a sentire segni fisiologici di stanchezza. Anche se non è eccessiva, sono leggeri segni, ma siamo ancora carichi, manca poco, 15 minuti, 20 minuti siamo a casa, no fair. 57 km, il radar ci ha lasciato, non ce l'ha fatta più. Nel frattempo rimbocchiamo questa strada gravel. Ah, sto veramente a pezzi, ma in realtà più che altro il freddo sui piedi. E purtroppo, dimenticando i copri scarpe, è successo questo problema, che ti si girano i piedi, quando si girano i piedi è un casino. Vabbè, fanculo, la prossima volta sarò più attento. Niente ragazzi, finisce qui, ragazzi e ragazze, finisce qui le avventure del gravel. Spero che vi siano piaciute queste stories. Naturalmente a casa me le rivedrò tutte, perché poi alla fine l'obiettivo è quello di auto-intrattenere anche me stesso, non solo voi, ma anche me stesso, perché mi casa rivede queste storie, sarà narcisismo di stories, non lo so, però mi gusta, se mi gusta per me le stories, mi gusta. 8:20, sto andando a letto, mi sono rivisto le stories e devo dire che sono uscite parecchio bene. Io penso che un 8:30 me lo posso dare. Qualcuno ci sta qualche stories che magari c'è un movimento troppo traballante, ma comunque ho notato che con gli ultimi, non so se con gli ultimi aggiornamenti di Android oppure gli aggiornamenti dell'app di Instagram, è migliorato nettamente le stories. Cioè, prima faceva cagare, adesso è migliorata la qualità in maniera netta. Purtroppo non si può utilizzare la grandangolare sulle stories, a meno che non c'hai l'iPhone. Però per Android ancora non c'è questa possibilità. Peccato, peccato. Però mi è piaciuto, è stata una bella gravellata, sono soddisfatto. Purtroppo i copri scarpe sono stata una mancanza grave, sono un coglione. A parte la faccia da cazzo, voglio dire, stories belle, a parte la faccia da cazzo, quelle non gli posso fare niente. Comunque non so se ci avete fatto caso che quegli stradisti non camminavano in fila indiana, ma c'erano alcuni che andavano a coppie, e è una cosa che non deve essere fatta assolutamente, per la sicurezza del ciclista e per la sicurezza dell'automobilista e di tutti gli altri mezzi che circolano sulla strada. E quindi questa gente qua dovrebbe essere multata, ma pesantemente, perché viola il codice della strada. E per colpa loro, tutta la categoria ciclisti viene diffamata, presa per il culo, insultata,
Per colpa di questi dementi, quindi per colpa di qualcuno, pagano tutti e paga anche il mondo del ciclismo e la bellezza della bicicletta, per colpa di sti ritardati, ok? E quindi vanno condannati questi fenomeni di gente che non cammina in fila indiana, cioè porco zio, lo sa fare gli indiani, lo sa fare i bambini di 3 anni, glielo insegnano a scuola a camminare in fila indiana, loro non lo sa fare.